Angolan e Casal Bordino cercano la vittoria per uscire dalla crisi di risultati. I punti latitano da troppe giornate per entrambe le formazioni, ma a complicare i piani di mister Tommaso Di Biccari il doppio infortunio occorso nel primo tempo a due dei sei uomini migliori, Spadafora e Mangiacasale. Si parte con l'Angolana che prova subito a sbloccare la gara, spunto di Farindolini per Ruggeri che non impatta bene la sfera. Settimo minuto, apertura di Farias per Ruggeri, tiro a giro sul fondo. Si vede il Casalbordino con Le Lopez che si avventa su un pallone vagante, il suo destro scaricato in porta respinge Pelusi. Angolana sblocca la gara al minuto 23, azione che si sviluppa sulla destra, traversone calibrato di Ruggeri, velo di Miani e Cichella da buona posizione, non sbaglia, 1-0. Passano appena 90 secondi e Farindolini ha la palla del 2-0, ma la sua doppia conclusione viene respinta dal numero 1 ospite. Ancora Ruggeri incontenibile sulla destra, cross chirurgico per la testa di Farindolini che impatta benissimo con la sfera che si perde di poco sul fondo. Passano pochi minuti e i nerazzurri raddoppiano, Farindolini per Farias che di testa fa 2-0. Con le immagini montate da Claudio Senerchia passiamo alla ripresa. Dopo 4 minuti Miani vicinissimo al 3-0. Il centravanti innescato da Ucci tira botta sicura, Tano respinge. Ci prova il Casalbordino al 12esimo, De Santis innescato da Fusaro tira però tra le braccia di Pelusi. Minuto 26, Miani ha la meglio sulla penna e si invola verso la porta, ma la sua conclusione termina fuori. Le Lopez prova a scuotere i suoi con un colpo di testa, ma il portiere di casa si fa trovare pronto e respinge in calcio d'angolo. E allora lo scadene Tidiane alla palla buona del 3-0, la sfera per Miani. Conclusione respinta in angolo e la gara si chiude qui con l'Angolana che conquista la sua seconda vittoria in 4 giorni. Continua la crisi di risultati per il Casalbordino. Presidente Santoro, è arrivato un nuovo stop oggi qui a Città Sant'Angelo, 2-0 subito nel primo tempo. Ma poi abbiamo avuto l'impressione che nella ripresa forse la squadra ha mollato la presa lasciando campo la gestione della partita all'Angolana. La tua analisi è giustissima, sì, abbiamo perso due elementi fondamentali nel nostro scacchiere nel primo tempo e abbiamo preso pure due gol. Paradossalmente il passivo poteva essere anche più pesante, sicuramente è una questione di mentalità, ma anche le troppe defezioni dell'ultima ora, cioè proprio ogni partita si prepara una partita fino alla domenica mattina e poi andiamo in campo e ce ne troviamo tutta un'altra, ma non per demerito o merito degli avversari, soprattutto per demerito nostro, per cose che dipendono da noi. Ci sono tre o quattro elementi che sostanzialmente non sono stati quasi mai disponibili dall'inizio dell'anno, ahimè, purtroppo la cattiva sorte sotto questo punto di vista ci sta puntando il dito, senza nulla togliere all'Angolan che anzi ha fatto una superba partita e ha meritato questo risultato e forse meritava qualcosa di più. Mister Paolo Rachini, due vittorie in 4 giorni, finalmente l'Angolana fuori dalla crisi di risultato, ma non di gioco, perché quello c'è sempre stato. Sì, sono contento per i ragazzi, ultime due partite veramente giocate alla grande, abbiamo creato diverse palle gol, oggi tranne sulla prima occasione che è stato bravo Pelusi, poi comunque la mia squadra ha dominato, ha fatto gol, ha creato tantissimo, è stata equilibrata, ha messo qualità, quantità,
quello che chiedo ai ragazzi, quindi piano piano con il lavoro cominciano a vedersi i frutti e io l'allenatore sono contento. Ecco, proprio se vogliamo trovare una pecca, forse quello che si è visto anche nelle precedenti gare, forse si sbaglia un po' troppo in fase di finalizzazione. Sono d'accordo e forse dobbiamo lavorare più su quella cosa lì, perché arrivare 10-12 volte davanti alla porta e fare solo due gol, sinceramente, quello sì è un limite che ha la mia squadra, però dobbiamo lavorare su quello. Quello che interessa è che abbiamo portato 3 punti a casa contro una compagine ben attrezzata, con degli ottimi giocatori, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così senza mai accontentarsi.